Allora, descriverò, spero in poco tempo, le ricerche di Giuseppe Maria Giovene sulla meteorologia, soffermandomi in particolare sulla elettricità atmosferica. Il contesto è quello napoletano della seconda metà del XVIII secolo. Qui le ricerche sull'elettricità cominciarono in sordina. Se vedete la linea del tempo, sono effettivamente non più di una decina di opere che furono scritte in un cinquantennio, però seguendo quelli che erano gli indirizzi che erano stati definiti proprio in questi anni. Quindi tra il 1747 e il 1750 ci si sofferma sulle esperienze con la macchina elettrica, quindi si ripetono le esperienze sull'elettricità statica, e dagli anni 70 in poi invece l'interesse è sulla teoria di Franklin della natura elettrica delle meteore e sulla natura elettrica anche di fenomeni geologici come i terremoti oppure le eruzioni vulcaniche. Allora, si inizia a discutere di elettricità nel circolo del principe di Tarsia, quando a Napoli arriva Johannes Petrus Windler, un fisico girovago che era stato chiamato appunto dal principe Spinelli, e si esibisce nella sua biblioteca con tutti gli intellettuali che facevano parte del circolo, tra cui matematici e fisici, e alcuni di questi furono entusiasmati da queste esperienze e scrissero delle opere sull'elettricità, e nel 1747 fu stampato anche il Tentamine de causa electricitatis, che prendeva spunto dal quaderno di appunti di Windler con l'aggiunta di note e di altre esperienze realizzate da Giovanni Maria della Torre. Negli anni 70 invece si inizia a discutere di fulmini e scintille grazie alle opere di Giuseppe Saverio Poli, che prende spunto dalla teoria di Franklin e quindi dà il suo assenso alla teoria del fluido unico, sostiene che le meteore sono di origine elettrica, che bisogna difendere gli edifici con il parafulmine e così via. E gli stessi temi li ritroviamo nelle opere di Giuseppe Maria Giovene, che non scrisse mai un trattato di fisico o di elettricità nello specifico. È conosciuto più che altro come uomo di chiesa, scrisse molte opere di religione, religiose. È conosciuto anche per l'affare del pulo, di cui parleremo dopo, e anche come collezionista. In realtà è più di questo, perché scrisse anche su varie questioni, sulle scienze naturali, di agronomia, di botanica, eccetera, e anche di meteorologia. Su questi aspetti mi soffermerò più in particolare. Giovene era originario di Molfetta, come Poli, studiò a Napoli, poi con la chiusura del Collegio dei Gesuiti tornò a Molfetta, però si laureò a Napoli nel 1772 in utroque iure. A differenza di molti degli intellettuali pugliesi che avevano studiato scienze, che avevano mostrato già di avere capacità molto importanti, non rimase a Napoli ma ritornò in provincia. Infatti tutta la sua esperienza scientifica che umana si svolse nella città di Molfetta e poi anche nelle diocesi che resse successivamente, Oria, Otranto, quindi comunque restò sempre in Puglia. A 30 anni, in compagnia del geologo padovano Alberto Fortis, scoprì che un'infiorescenza che si originava su alcune pietre di una cavità naturale nella campagna di Molfetta costituiva in realtà salnitro, cioè nitrato di potassio, e si propose lo sfruttamento industriale di questa sostanza, perché sia Giovene che Fortis concordavano che era di origine minerale, poteva essere impiantata una miniera che in realtà fallì.
Nonostante tutto, da questo fallimento per giovane derivò sicuramente una notorietà che lo portò in corrispondenza con molti intellettuali, sia italiani che stranieri. Molti vennero al Pulo. Come Wilkinson, Hawkins, per verificare se effettivamente esistesse la possibilità che il salnitro fosse di origine minerale, ma anche altri intellettuali poi iniziarono una corrispondenza con Giovene, tra cui poi vedremo anche l'abate Tualdo. Giovene quindi si abbandonò queste ricerche e si dedicò più che altro a studi di agronomia. Apparteneva alla generazione degli intellettuali riformatori che aveva preso avvio da genovesi, quindi gli studi dovevano avere una finalità pratica e più pratica di quella degli studi di agraria non c'era. Si soffermò sulle malattie degli ulivi, su diverse questioni che riguardavano anche l'introduzione di nuove colture in Puglia, si soffermò anche sull'introduzione di alcune tecniche più avanzate per la molitura delle olive, promosse il sistema alla genovese, che era caratterizzato dall'uso di una macina a doppia ruota e di un torchio a vite idraulica, e tutto questo appunto per migliorare la condizione dei contadini della sua regione. Dopo il 1799 si chiuse un po' in se stesso, abbandonò la divulgazione agronomica e scrisse più che altro per i dotti. Nel 1800 entrò a far parte della Società dei 40, prendendo il posto che era stato lasciato vacante da Lazzaro Spallanzani, e quindi si dedicò molto agli studi per ottemperare a quella che era l'obbligo accademico. Infatti, nelle memorie di matematica e fisica quasi ogni anno c'è una memoria scritta, inviata da Giovene. E vediamo ora i suoi interessi per la meteorologia campestre. Giuseppe Maria Giovene è considerato il padre della meteorologia campestre, mentre Toaldo della astrometeorologia. Sicuramente Toaldo fu il riformatore della meteorologia in Italia. Se fino ad allora questa era stata considerata una disciplina che molto aveva a che fare con l'astrologia o con le credenze popolari, Toaldo ne fece una scienza positiva. Prendendo come principio regolatore dei fenomeni meteorologici l'influenza dell'attrazione lunare. Come la Luna attrae le masse di acqua, così attrae le masse di aria e determina i cambiamenti del cielo e anche i fenomeni che lo caratterizzano. Fenomeni eccezionali poi potevano essere determinati anche da altri astri. Giovene entrò in corrispondenza con Toaldo durante gli anni dell'affare del Pulo intorno al 1783 e infatti dall'88 su sollecitazione di Toaldo iniziò le osservazioni meteorologiche nella sua città e scrisse fino al 1799 10 discorsi meteorologici campestri in cui riferì i suoi dati, ma non solo, fece anche delle comparazioni. Si dedicò anche a verificare quanto le osservazioni meteorologiche, quanto il cambiamento e gli eventi meteorologici potevano aver influito sui lavori agricoli e sulla salute della popolazione. E propose un suo principio regolativo dei fatti meteorologici, che era basato sulla statistica, cioè questo lo chiama il principio di compensazione del più col meno da un anno all'altro, cioè dopo aver raccolto i dati meteorologici, per esempio della temperatura o della pressione, si potevano ricavare delle medie e poiché niente in natura va oltre la regola, si poteva essere sicuri almeno
sanno con una certa probabilità che se per 2 o 3 anni c'era stata, per esempio, una stagione, un'estate più piovosa, c'era una buona probabilità che quella successiva poteva essere arida. Non c'era certezza in queste indicazioni, però si potevano fare delle previsioni sulle tendenze, e anche queste potevano essere utili perché in base a queste tendenze gli agricoltori potevano stabilire quando preparare le piante per determinate fasi della loro vegetazione, cosa scegliere come colture da impiantare e così via. Il metodo di Giovene, ovviamente, per le previsioni meteorologiche non è quello moderno, non si basa su una osservazione attuale dei cieli e poi sull'utilizzo di modelli per capire l'evoluzione dei fenomeni meteorologici, ma è un metodo statistico che deriva dalla raccolta dei dati storici, e su questo insiste molto Giovene. Bisogna fare delle storie meteorologiche, non solo i dati, ma anche come si è operato in determinate condizioni, perché se le disgrazie non sono nuove in natura, sono nuove per noi. Se noi non abbiamo queste serie storiche dei dati, non sappiamo come questi sono stati affrontati, ogni volta facciamo gli stessi errori. Invece, sapendo, per esempio, che dopo un'estate arida le colture si è dovuto operare in un certo modo, si può utilizzare questa esperienza anche per il futuro. Giovene osservava da quello che definiva il mio quasi osservatorio. Ovviamente era un osservatorio casalingo, questo è il Palazzo Giovene che ancora esiste a Molfetta, a poche decine di metri dal mare. Aveva messo i suoi strumenti sul terrazzo a circa 12 metri di altezza, quindi più o meno a livello del mare. Descrive gli strumenti che purtroppo sono andati dispersi, chissà se ora si potrà cercare di individuare se qualcosa è rimasto di questi. Comunque si servì di un termometro a scala di Réaumur. Gli strumenti gli erano stati messi a disposizione, almeno quelli iniziali, da Tualdo, che aveva fatto in modo che i suoi corrispondenti avessero lo stesso nucleo di strumenti perché i dati dovevano essere comparabili. Non fece parte Giovene della rete di Toaldo, però comunque partì da questi strumenti, gli inviò anche all'inizio i suoi dati, però poi andò avanti. Andò avanti perché oltre il barometro di Toaldo, poi sembra che abbia acquisito anche un altro barometro da Londra, un Dollond. Non sappiamo, perché non ce l'abbiamo più, come fosse fatto, però dello stesso periodo nel Museo Galileo c'è un barometro Dollond da Marina. Ora non si può stabilire se fosse uguale, probabilmente il suo era un Fortin, almeno per come lo descrive, aveva un livello galleggiante, era un barometro altimetrico, però in realtà bisogna ancora indagare meglio sugli strumenti di Giovene. Poi Chiminello gli aveva inviato il suo igrometro a penna d'oca, e per la misura della quantità di pioggia si serviva dei vasi e misure di Toaldo. Su questo non mi soffermo, era il metodo per rappresentare le variazioni barometriche di Giovene, e invece veniamo ora alle osservazioni elettrico-atmosferiche. Si servì Giovene degli apparati di Volta, così come Volta li aveva descritti nella terza lettera a Lichtenberg, erano stati costruiti da Luca de Samuele Cagnazzi, che era professore di fisica ad Altamura, e gli mette a disposizione sia l'asta portatile, che è l'asta che lui poi faceva uscire dalla finestra del suo osservatorio, e li utilizzò con il metodo di Volta, cioè utilizzando o lo zolfarello o il lanternino con la fiamma. E inoltre si servì di due elettroscopi a pagliette, anche questi costruiti da Luca di Samuele Cagnazzi,
uno con le pagliette più sottili, l'altro con le pagliette più spesse. Quest'ultimo era 5 volte meno sensibile del primo. Non utilizzò il condensatore perché Giovene disse che riscaldando lo strumento otteneva la stessa sensibilità dagli elettroscopi che Volta aveva ottenuto con l'elettroscopio condensatore. Gli strumenti sono andati dispersi, c'è una foto del gabinetto di fisica del seminario di Vescovile di Molfetta, perché Giovene donò i suoi strumenti al seminario, però non sappiamo se ancora nel 1900 ci fosse qualcosa di Giovene, ora sembra che sia andato tutto disperso. L'altra cosa interessante è che Giovene realizzò una rete meteorologica nel Regno di Napoli, perché dava molta importanza alla comparazione delle osservazioni e quindi sollecitò i suoi corrispondenti a mandargli dati. Alcuni di questi seguirono osservazioni anche per decenni. Qui troviamo le città e quindi più o meno coprì quasi tutto il Regno di Napoli. Infine, per quanto riguarda le osservazioni dell'elettricità atmosferica, Giovene sappiamo che si interessò a questi fenomeni già quando era studente. Nel 1771 fu con Poli e quindi sicuramente seguì le sue esperienze sull'elettricità atmosferica. Nelle sue opere riferì sempre delle misure che aveva eseguito, ma come Poli andò oltre riferendo che la causa di tutti i fenomeni meteorologici doveva essere riportata al fuoco elettrico. Non soltanto dei fenomeni eccezionali come le aurore boreali, come i bolidi, come le lavandaie, che era un fenomeno ottico che si manifestava nelle latitudini di Giovene, su cui si discusse a lungo in questi anni, ma anche tutti i fenomeni atmosferici comuni, piogge, uragani, nevi, eccetera, avevano una causa elettrica. Secondo Giovene, l'elettricità nasceva dalla Terra, da particolari suoli vulcanici, bituminosi, carbonosi, e anzi nel 1791, nel discorso meteorologico, riferisce che molto spesso ha visto formarsi dal Monte Vulture fino ai monti della Croazia un arco di nuvole che secondo lui fa la stessa funzione di un arco elettrico perché serve a scaricare l'elettricità che nasce sul Vulture oltre il mare sui monti della Croazia. Quando non si forma questo arco di nuvole, le nuvole si scaricano in pioggia, se invece l'elettricità ha modo di scaricarsi dall'altra parte del mare, le nuvole non portano piogge e questo lo aveva verificato spesso, cioè sempre durante le sue osservazioni. Infine mi soffermo su quest'opera in cui Giovene compara le osservazioni elettrico-atmosferiche con quelle barometriche. L'opera del 1799 fu mandata alla Società dei 40, pubblicata nelle Memorie di Matematica e Fisica, e in questa Giovene compara le osservazioni fatte con il suo apparato elettroatmosferico e con il barometro, osservazioni eseguite per 2 anni, ogni 2 ore per tutti i giorni dell'anno, riportate in un quadernetto che chiamò quaderno elettrico, e in queste dà un esempio di come si poteva andare al di là delle pure osservazioni, della pura raccolta dei dati, perché la meteorologia, se si limita all'osservazione e alla stesura a riportare i dati raccolti, in realtà si trova ancora in fasce, non va, ma bisogna andare al di là, bisogna entrare nella meteorologia, in questa scienza e quindi entrare in questo bel palazzo e per fare questo bisogna seguire altre strade. Una di queste strade è appunto quella di fare comparazioni tra le varie
i vari elementi che servono a determinare i fenomeni meteorologici. Ora non sto a dirvi di queste tabelle, semplicemente Giovene riporta che c'è una corrispondenza inversa tra l'aumento della pressione e la diminuzione dell'elettricità. Quello che osserva è che prima c'è una variazione dell'elettricità e poi del barometro, quindi è l'elettricità che determina, che è la causa delle variazioni barometriche. Poi trovo una corrispondenza anche con le oscillazioni del lago magnetico, quindi tutto dipende dalla marea elettrica che fluisce nell'atmosfera, che dalla Terra che si porta in cielo e poi dal cielo ritorna alla Terra e che determina tutti i fenomeni meteorologici. Queste per Giovane erano delle ipotesi, occorrevano ulteriori osservazioni, ulteriori analisi, però invita ad affrontare questa scienza che in realtà ha diversi elementi che devono essere messi in relazione perché i fenomeni meteorologici sono complessi. Quello che ha fatto è indicare delle vie e proporre dei metodi e questo è il contributo che ha dato Giovane alla meteorologia.